benvenuti sul mio canale. Oggi video tag i miei profumi. Vi volevo far vedere i miei profumi preferiti, profumi che utilizzo d'inverno e i profumi che utilizzo d'estate. Iniziamo subito. Allora, vi parto col farvi vedere uno dei profumi proprio preferiti, che è questo Alien. Questo qui, questo è un 15 ml ed è questo. Il profumo è buonissimo, è molto dolce, secondo me è molto dolce, però è un profumo che io adoro, pur non amando particolarmente tanto i profumi dolcissimi. Questa è una fragranza che è veramente buona, rimane nel tempo e a me non stanca mai. Tant'è che l'amo talmente tanto che ne ho due. Uno ce l'ho sempre in borsa e l'altro lo tengo come scorta. Poi, altro profumo un po' più invernale, secondo me, è questo Lip Knot di Dior, che è questo qui. Anche questo è molto dolce, quasi troppo. È un dolce un po' forte e questo è un profumo che utilizzo più che altro d'inverno perché appunto lo sento un po' troppo appunto forte. Poi, altro profumo è questo di Moschino. Questo è un profumo abbastanza fresco ed è un 30 ml. Questo purtroppo lo utilizzo poco. È un profumo che mi piace, però lo utilizzo un po' meno rispetto agli altri. Altro profumo è questo, che è il Miss Dior. Questo qui. Questo è un profumo molto buono, fresco. E questo lo utilizzo appunto in questo periodo, quindi periodo appunto primavera, estate, e anche questo persiste, quindi non so se me lo sposto la mattina, arrivo, non dico proprio verso sera, però a metà pomeriggio che ho ancora il profumo. Come potete vedere, i profumi che vi ho fatto vedere finora sono tutti formati abbastanza piccoli, proprio perché mi piace molto cambiare, mi piace scoprire fragranze nuove e appunto provarli. Altro profumo è è questo di Benefit. È un profumo buonissimo, sa quasi di melone. È un profumo molto delicato, fresco, che utilizzo soprattutto in piena estate. Di questo avevo anche la versione olio, l'olio per il corpo, che adesso è andata nei prodotti terminati che vi farò vedere a breve. E questo ve lo straconsiglio. Poi, altro profumo è questo, di Dolce & Gabbana. The One, e anche questo è un profumo buonissimo. Questo, anche questo, è abbastanza dolce. È buonissimo. Anche questo ho preso il formato piccolo, che è il 30 ml. Poi, altro profumo che adoro, veramente adoro, è questo, che è Narciso Rodriguez. Questo è l'unico profumo che ho dal formato più grande, credo che sia uno dei formati più grandi, proprio perché lo amo da impazzire. È un profumo fantastico, secondo me. Poi, sempre di Narciso, cosa che adoro sono i profumi per i capelli. Infatti Narciso Rodriguez fa anche il profumo per i capelli, che è diciamo della stessa profumazione appunto del profumo, però rimane un pochino più delicato e il profumo soprattutto nei capelli persiste, quindi vi dà proprio questa idea di capello profumato appena lavato, è fantastico. Poi altro profumo per capelli, perché io adoro anche i profumi per capelli,
è questo di Dior, J'adore, che ho praticamente, come potete vedere, terminato, quindi ne è rimasto pochissimo. Questo è buono, ma non credo di ricomprarlo perché secondo me il Narciso Rodriguez è molto più buono, almeno per quanto riguarda. Poi altro profumo per capelli, buonissimo anche questo, è questo di Chanel. È buonissimo anche questo. Questo ogni tanto me lo porto in borsa, soprattutto d'estate, mi dà una bella rinfrescata, lascio una bella scia e sono contenta. Poi, ultimi, diciamo, due profumi, ma non di profumeria, quindi sono quei profumi un pochino più ricercati. Sono questo di Montale, che è fantastico, qualcosa di fantastico, se vi capita andatelo a sentire. E profumo per il corpo invece, questo nasce sia da uomo che da donna, è questo di Mancera. Spero di averlo pronunciato bene. Questo è un profumo un po' particolare, un po' forte rispetto agli altri, ma qualcosa di fantastico. Cioè, se volete ricercare, volete appunto un profumo un pochino più particolare, questi sono profumi ottimi, ottimi davvero. Sa molto da profumo orientale, giusto per farvi un'idea. Allora, i profumi che al momento posseggo sono questi. A breve credo che comprerò il Valentino, perché mi hanno rilasciato un campioncino. Ed è buonissimo, quindi credo che il mio prossimo profumo che acquisterò sarà appunto questo qui di Valentino. Bene ragazze, il video è terminato, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao!